www.castelloincantato.it. La notizia. Corre in rete. Sindaco Catania, smaltimento rifiuti. La gente se la prende con lei. Perché? È normale che sia così, nel senso che purtroppo il meccanismo contorto del funzionamento del servizio di gestione dei rifiuti è un meccanismo che chiaramente il cittadino non conosce. È un meccanismo secondo cui in questo momento noi abbiamo lato rifiuti, lato CL1 rifiuti, che è il gestore del servizio di raccolta e conferimento dei rifiuti. Lato CL1, in questo momento, dal 14 di gennaio, data di scadenza dell'ordinanza 20 RIF da parte del Presidente della Regione Siciliana, Crocetta, quindi data dal 14 gennaio, si trova con 30 operai e autisti in meno rispetto ai giorni precedenti al 13 gennaio. Per fare l'esempio, su Mussomeli, noi a Mussomeli avevamo 3 autisti più 9 operai mediamente che svolgevano il servizio prima del 14 di gennaio. Oggi, cioè dal 15 di gennaio ad oggi, ci troviamo solo con 2 autisti e 5 operai. Per cui, mentre prima del 14 gennaio riuscivamo a gestire la doppia turnazione, e quindi con la doppia turnazione era possibile garantire il servizio di raccolta alle periferie del territorio e al centro storico, adesso con un autista in meno e con 4 operatori in meno, ovviamente stiamo gestendo da un mese la raccolta dei rifiuti in estrema emergenza. La questione di fondo, il succo della questione, è legata al fatto che scadendo quell'ordinanza 20 RIF, sostanzialmente sono scaduti i contratti a tempo determinato di 30 operatori assunti dal lato, perché la gestione dei rifiuti da parte del lato avviene sotto il profilo del personale con 3 modalità, cioè attraverso operatori che sono con contratto a tempo indeterminato assunti direttamente dal lato, con operatori con un contratto a tempo indeterminato assunti dal comune e comandati al lato, e con operatori a contratto a tempo determinato assunti dal lato. Quest'ultima categoria, cioè gli operatori a contratto a tempo determinato, dal 15 di gennaio non è stato possibile rinnovarli da parte del lato, rinnovare i contratti, perché questi 30 operatori hanno maturato 36 mesi mediamente di attività lavorativa e comunque hanno avuto 5 proroghe contrattuali nel corso degli ultimi 5 anni. La nuova legge, che è il Job Act, introdotta di recente sui contratti di lavoro, sostanzialmente dice che non è possibile rinnovare ulteriormente i contratti per quelle figure che hanno già maturato 5 proroghe precedenti e 36 mesi, pena la trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato. Allora, come sindaci, non solo Mussomeli ma tutti gli altri sindaci dei 15 comuni afferenti al lato CL1, abbiamo chiesto alla Direzione Provinciale del Lavoro se era possibile, attraverso un accordo sindacale a monte, scavalcare il vincolo posto dal Job Act, e ci è stato comunicato da parte della Direzione Provinciale che non è possibile scavalcarlo. Quindi in questo momento noi abbiamo l'impossibilità da parte del lato di rinnovare i contratti a queste 30 figure, l'impossibilità di far slittare la graduatoria perché la graduatoria è scaduta, abbiamo la dotazione organica che abbiamo trasmesso come SRR, che è la nuova società d'ambito che metterà finalmente in soffitta lato e farà partire il nuovo servizio. Abbiamo trasmesso tutta la documentazione necessaria per essere autorizzati all'avvio da parte dell'assessorato regionale ambiente,
e aspettiamo che l'assessorato regionale ambiente ci dia il via libera attraverso l'autorizzazione della dotazione organica, cosa che ci è stato garantito avverrà nel giro di qualche giorno, quindi siamo in attesa che questo avvenga. Pur non di meno, proprio per far fronte a questa difficoltà, abbiamo avuto lunedì scorso un incontro in assessorato regionale ambiente, in presenza dell'assessore regionale contraffatto, in presenza dell'ufficio di gabinetto dell'assessore, in presenza di tutti i responsabili del servizio da parte dell'assessorato, a cui ho rappresentato le criticità che in questo momento abbiamo, criticità dovute al sotto organico che in questo momento abbiamo, e quindi stiamo provando a trovare una soluzione ponte che ci consenta di tamponare l'emergenza fino a che finalmente non vedrà la luce la SRR, quindi con l'autorizzazione che, come ci è stato confermato lunedì scorso, dovrebbe arrivare nel giro di qualche giorno. Una delle ipotesi che il commissario straordinario del Lato sta mettendo in campo è quella di unificare i cantieri, cioè unificare il cantiere di Mussomeli con quello di Acquaviva, in modo tale che le figure presenti anche ad Acquaviva possano svolgere il servizio a Mussomeli. Ho anche chiesto esplicitamente e formalmente all'assessorato se era possibile utilizzare altre figure magari del comune in aggiunta a quelle che ci sono al Lato. Mi è stato comunicato appunto che in questa fase non è possibile, per questioni legate alla sicurezza sul lavoro, utilizzare altro personale in affiancamento, quindi diciamo abbiamo in questo momento due strategie di uscita che stiamo battendo, una delle quali è l'unificazione dei cantieri, che sarà ovviamente una strategia ponte, l'altra, che è quella più definitiva, che invece riguarda l'autorizzazione della SRR, quindi stiamo facendo pressione in assessorato affinché questa autorizzazione avvenga con l'istruttoria necessaria, avvenga nel più breve tempo possibile, in modo tale da far ripartire la nuova riorganizzazione del servizio in modo definitivo. E allora, con questo smaltimento rifiuti, in vista anche delle prossime festività pasquali, lei cosa si sente di dire ai cittadini? Mi sento di dire appunto che questa soluzione che stiamo provando a percorrere, cioè quella dell'unificazione dei cantieri, sarà, ancorché una soluzione ponte, potrà essere una soluzione che andrà a tamponare la problematica, in attesa appunto che nei prossimi giorni arrivi finalmente questo via libera da parte dell'assessorato sull'avvio della SRR. www.castelloincantato.it. La notizia. Corre in rete!